Diamo il benvenuto al Caro Film Festival a Silvia Luciani. Silvia, tu sei regista e autrice del documentario Tutto è qui. Intanto ti do il benvenuto qui al Caro Film Festival e ti chiedo anche di dirci quali sono state le tue prime impressioni. Grazie per essere qui. Mi è sembrato un contesto molto intimo, familiare, dove ci si può condividere, si possono condividere storie, impressioni, emozioni. È molto bello perché è accogliente anche nei dettagli. Questo fa molto piacere. Grazie. Grazie a voi. Ti chiedo di parlarci brevemente del tuo documentario, di che cosa parla. Sì, il tema è che cosa significa restare in un borgo lesionato dopo un terremoto, quindi che cosa significa non avere più una casa, un asilo, un contesto sociale che si svuota. E in questo contesto si sviluppano due storie di un'anziana signora che ha perso casa e tuttora, dopo, non conto più nemmeno gli anni, sette anni e mezzo, vive in un container, quindi nulla è cambiato, e una maestra con i bambini dell'asilo che tuttora sono in una tenda yurta piuttosto che in una scuola. Quindi nonostante però le lesioni fisiche sono restate e ci sono ancora. Così. Cosa ha spinto Silvia a girare questo documentario? Non voglio emozionarmi, mi viene un po' da piangere, però raccontare qualcosa che mi appartiene, perché comunque ho vissuto ovviamente il terremoto e è il mio contesto territoriale e quindi ho voluto raccontare qualcosa che appartiene a me, alla mia comunità, ai miei amici, alla mia famiglia, e questo è. Quindi immagino che tu abbia riscontrato parecchie difficoltà nel realizzare questo documentario, ma ce n'è una in particolare che trovi che sia stata quella proprio che ti ha un po' proprio infastidito nella realizzazione di questo documentario? Che se non ci fosse stato sarebbe stato meglio, nel senso che avresti lavorato in modo più fluido magari, no? In realtà no, perché ho avuto ovviamente l'opportunità di entrare nella casa, cioè nella casa tra virgolette di Maria e nell'asilo di Federica, dove sono state accolte, siamo stati accolti per 2 anni all'incirca di riprese, tra la ricerca e il film, quindi poi diventa famiglia. E la difficoltà ovviamente è il Covid, che non solo il terremoto, ma anche è stato difficile magari gestire l'organizzazione per le riprese in quel momento, ma l'abbiamo superato brillantemente alla fine. Questo tuo lavoro vuole essere un segnale d'allarme? Cioè hai realizzato questo documentario comunque perché vuoi dire guardate che le cose qui non sono cambiate? Non vuole essere un film politico, però comunque pone una domanda alla politica, perché è ancora tutto qui, tutto così. Qualcosa è cambiato, nel senso che la ricostruzione ovviamente sta andando avanti, però ci è voluto tanto tempo e ce ne vorrà ancora, quindi i tempi sono molto molto lunghi per persone che in qualche modo devono vivere, non posso, cioè, o si spopola la montagna o si fa qualcosa un po' prima, un po' in modo più veloce. Quindi si pone una domanda politica, poi in realtà è un documentario poetico, delicato e anche positivo, cioè queste persone hanno una grande dignità e anche simpatia, allegria, che di solito si esce con qualcosa di positivo, non è un piangersi addosso. Questo no. Ma non ci si ferma mai. Esatto, sì, è una resilienza l'hai accennato, femminile in questo caso. L'hai accennato prima, no? Dicendo tutto è qui, cioè questo titolo, sì. Cosa significa? Significa che le cose che restano sono qui, può essere un mattone rotto, può essere l'albero, il prato per i bambini, e avere cura di quello che è qui è un po' si fanno portavoce questi personaggi e lo fanno in modo appunto coraggioso, dignitoso e lo proteggono in qualche modo, anche i bambini con il loro fare, con la fantasia, con la gioia, danno proprio un contributo, un messaggio di speranza
di vitalità anche in una situazione sopita apparentemente. Silvia, io ti ringrazio per esserti prestata questa intervista e ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per il Carlo King Festival. Grazie. Grazie mille.